Allora Francesco, prima di arrivare a questo acquistone, credo che tu alle spalle abbia un bel po' di anni di riding, raccontami un po'. Sì. Che è necessario anche poi per fare una perfetta messa in sella, che tu mi racconti un po' del tuo storico, del tuo modo di andare in bicicletta. Certo, ma sì, beh, tu mi conosci Fabio, sono più di 5 anni, 6 anni più o meno che vado in bici, quindi in questo periodo ovviamente ho cambiato proprio il mio modo di pedalare, okay. Quindi da neofita che ero, adesso sto iniziando veramente a spingere. Ti sei indirizzato, diciamo, sul lato agonistico della bicicletta? Sì, resto sempre ovviamente un amatore, però comunque qualche gran fondo, adesso una decina di gran fondo le ho fatte, quindi comunque okay. Anche la parte un po' più agonistica, nonostante certo. Ovviamente non abbia certo. Chissà quali risultati, però comunque mi piace anche l'adrenalina della gara. E l'SL8, diciamo che è il modello che tu hai scelto, perché lo ritieni più vicino a quelle che sono le tue esigenze attuali di riding. Chiaramente adesso, dopo un primo periodo di okay. rodaggio, certo. La volontà anche di avere un mezzo performante. Assolutamente. Come abbiamo visto prima la bicicletta, io così, diciamo, vedendo un pochettino la tua fisicità, ti ho consigliato una taglia 56, tu arrivi da una bicicletta che è come taglia del marchio che possiedi, è un sì. ML, quindi è molto vicino al 56, ovviamente trattandosi di un acquisto molto importante. Noi qui abbiamo la possibilità, grazie a questo strumento che è la Move SL di Retool, quindi di Specialized, la Bike Fit di Specialized, di ricrearti praticamente la tua SL8 in taglia 56, sempre sulla base dei dati Retool. Ho già fatto un posizionamento dell'altezza sella che è del tutto indicativo, okay? Ok, andando a misurare il tuo segmento tibiale e sulla base della tua altezza. E il pregio di questo strumento è che qualsiasi variazione noi possiamo farla al volo e poi riprodurla sulla bicicletta che acquisterai, e faremo vedere anche come. Perfetto. Tramite lo ZIN, ovvero una rilevazione delle misure precisa al millimetro, noi la posizione che avrai sulla Move SL la riprodurremo sulla tua reale bicicletta. Perfetto. Ovviamente anche diciamo i punti d'appoggio fondamentali, quindi i pedali e la sella, sono la stessa che ritroverai sulla tua bicicletta, quindi non ci resta altro che iniziare la nostra visita biomeccanica partendo da una verifica degli appoggi, quindi misura della sella, quindi installazione delle tacchette, rotazione delle tacchette e quant'altro. Perfetto. Okay, adesso Francesco, la prima cosa che facciamo è verificare la larghezza delle tue tuberosità ischiatiche, okay. Per andare a vedere se sulla sella che monta di serie la 56 SL8 è corretta, okay. Oppure no. È giusto. Utilizziamo questo strumento, che è un altro strumento Retool, che è il DSD, Digital Seat Bone Device, e permette con l'utilizzo di questo iPad di andare praticamente a vedere qual è la larghezza delle tue tuberosità ischiatiche, e ci dà anche un consiglio sulla sella che potrai utilizzare. Potrebbe essere esatto, corretta. Più corretta per le tue esigenze. Siediti. Ok, busto retto, gambe a 90 gradi. Ok, questo, come puoi vedere, sono le due tuberosità ischiatiche che vengono rilevate dai 700 punti del nostro DSD. Ok, adesso rialzati, risediti. Lui opera su una media di 2-3 rilevazioni. Ok, quando i due punti sono fermi noi andiamo a catturare. Ok, hai una larghezza delle tuberosità ischiatiche di 102, ti consiglia la sella 143, qua ti consiglia una Ronin Evo Mirror, quindi quella con la nuova tecnologia, sì. Ok, ma potresti anche scegliere una Power da 143 piuttosto che una Mimica. Ok, nonostante sia pensata per le donne, è comunque una sella che dà un grado di comfort maggiore rispetto alla Power. Perfetto.
Per quanto riguarda invece lo spazio centrale, quindi il buco sì, no? Per quanto riguarda lo spazio centrale, che è l'area prostatica, diciamo che la scelta di una sella dalla taglia corretta, realizzata con ottimi materiali e con uno shape idoneo praticamente alla tua conformazione fisica, rende superfluo la spaccatura per l'area prostatica. Quindi è proprio per questo motivo, come vedi, che il nostro sistema ti consiglia anche la Mimic, che tale buco, tra virgolette, non ce l'ha, ma è riempito con del gel. Ok? Okay? Va bene. Se vuoi avere un promemoria tra le selle che consigliate dal sistema, io oggi stesso, in questo momento, posso inviarti una mail. Ok, mi arriva direttamente. Come promemoria, ok, qualora tu voglia scegliere una sella specialized che idonea al tuo scopo, puoi avere questa promemoria e poi recarti in un secondo momento in negozio. Ecco. Okay. Ok? Buono. Adesso andiamo a vedere qual è praticamente l'atteggiamento naturale delle tue ginocchia. In questo caso hai praticamente l'atteggiamento delle ginocchia che è ovviamente in valgo, quindi verso l'interno. Adesso ti chiedo di toglierti le ciabatte, ok? Girarti di schiena, ok? E andiamo a vedere praticamente l'allineamento del piede e della caviglia, cioè quindi l'allineamento della caviglia rispetto al tallone. Qual è? Possiamo vedere che anche l'atteggiamento dei tuoi piedi è un atteggiamento leggermente in valgo, quindi tendono a collassare verso l'interno. Questo già potrebbe farci pensare che per migliorare il tuo riding, darti più comfort e ovviamente anche in termini di prestazioni una minore dispersione di watt, potresti avere la necessità di un supporto plantare. Okay. Andiamo a verificare questo. Ti siedi di nuovo qua a 90 gradi. Molto bene. Metti i piedi all'interno. Andiamo a vedere innanzitutto qual è la rilevazione dell'arco plantare di questa tavoletta, che ci permetterà eventualmente anche di indirizzarci su un supporto plantare e vedere quale supporto plantare di cui tu possa avere necessità. Okay. Andiamo a vedere anche un'altra cosa molto importante, ovvero se sotto la pressione del tuo peso, ok, ci sia proprio la necessità di un arco plantare in ragione del fatto che i tuoi piedi collassano verso l'interno. Okay. Allora, adesso porta i piedi all'esterno della tavoletta, ok? Come vedi, questo è il tuo arco plantare. Okay. Andando a vedere, diciamo, corrisponde a un arco plantare medio, quindi potresti avere la necessità delle solette, in questo caso sono le solette Specialized Body Geometry Blue, le più. Okay. Rimetti all'interno i piedi. Alzati, ok, porta all'esterno i piedi e come vedi l'ombra diventa molto più ampia. Questo è proprio segno che hai un collasso verso l'interno dell'arco plantare. Okay. Collasso verso l'interno dell'arco plantare cosa significa? Significa che proprio anche in fase di pedalata, ovvero nel momento in cui tu spingi il piede sul pedale continuamente, avresti proprio la necessità, ok, di un supporto. Maggiore supporto, okay, sia per un riding più confortevole e ovviamente anche per una minore dispersione dei watt in fase di pedalata. Senza, perfetto. Bene, andiamo, spostiamoci sul lettino a questo punto. Ok. Sdraiati pure. Eccoci. Perfetto. Ok. Tieni la gamba a peso morto. Te la sollevo io. In questo caso hai 70 gradi, che sono più che buoni. Ok. In questo caso anche abbiamo un 70 gradi.
devi fare una dorsiflessione, quindi piedi verso il basso e poi sollevali verso l'alto, solleva le punte verso l'alto, ok, prova ancora, verso l'alto, ok. Allora hai un movimento completo e simmetrico, un varismo dei piedi però con la necessità ancora del supporto plantare. Ok, iniziamo a creare le tue solette per la tua nuova bicicletta, che andranno proprio ad assecondare il tuo arco plantare, quindi evitare quel collasso che avevamo visto prima. Okay. Ok, appoggi i piedi qua all'interno. Ok, molto bene. Allora, noi praticamente adesso stiamo andando a modellarti il plantare, questo macchinario che al suo interno ha migliaia di palline che praticamente mosse e modellate andranno poi a formare quello che sarà l'impronta per la tua soletta. Come vedi, io cerco proprio di spingere, di andare a colmare quel vuoto che tu hai. Ok, tu lo senti? Bene? Sì. Ok, perfetto. Togli pure i piedi, portali all'esterno. Perfetto. Se tu senti, anche qua, senti che praticamente si è creato il... Senti? Sì, sì, proprio... La forma del tuo piede. L'avvallamento, l'alloggiamento. Esatto. Metti i piedi all'interno. Bravissimo. Ok. Premo sulla prima e sulla quinta testa mentre trasale, di modo che anche la soletta prenda, diciamo, l'impronta di queste due ossa, che sono molto importanti perché sono quelle che diciamo danno l'indicazione per la posizione poi della tacchetta sulla sella pedale. Ok Francesco, adesso le nostre solette devono raffreddarsi. Adesso in questo momento io vedo di togliere e le porto nel freezer, di modo che si raffreddano. Come vedi, questa qua è la base della tua futura soletta. Noi possiamo invece proseguire con la nostra messa in sella vera e propria. Francesco, sali in bicicletta, stai pure fermo, adesso io andrò a metterti i marker sui punti di repere ai quali poi connetterò i sensori del nostro software. Okay. Vantage. Ok, rimani con la gamba nel punto morto inferiore, così, bravo. Ok, la prima videata che noi andiamo a prendere in considerazione è quella riguardante la posizione della sella. Questi valori, i primi tre, che sono angolo caviglia in basso, flessione ginocchio e estensione ginocchio massima, sono dei valori espressi in gradi, ok, che ci danno
ci permettono di effettuare delle considerazioni circa l'altezza della sella. In questo caso, come vedi, i tuoi valori sono nella media del range contemplato dal sistema, quindi l'altezza della sella così come è determinata, che poi andremo a rilevare, e alla fine nella tua scheda ci saranno tutte le misure, ok, è perfetta. Durante la seduta hai visto che io ho chiesto a te di spostarti sulla sella, ok? Quindi di arretrare un po'. In effetti, spostandoti, ho potuto accertare che la tua posizione della sella era troppo avanzata. Sono andato a correggerla al volo con questa manovella, ok? Arretrandoti la sella e praticamente mettendoti una posizione della sella che è esattamente nel range contemplato dal ginocchio sull'asse del pedale. Il ginocchio sull'asse del pedale è appunto un valore espresso questa volta in millimetri che ci permette di andare a valutare l'arretramento avanzamento della sella. È il vecchio filo a piombo, ovviamente digitalizzato, certo. E ovviamente anche qua i dati vengono presi dai sensori posti sia sul ginocchio che sulla caviglia, ok? In particolare il primo sensore, quello posto sulla quinta testa metatarsale, ok? Movimento verticale del bacino, come vedi, è perfetto, ok? Movimento laterale del bacino è perfetto in quanto abbiamo scelto una sella dalla larghezza perfetta, quindi le tue tuberosità ischiatiche hanno un appoggio perfetto, okay. Ovviamente appoggio perfetto della sella da leggersi con un'altezza della sella corretta, quindi hai un bacino che si muove in modo corretto senza oscillare troppo. La seconda videata, la posizione del manubrio, ok? Anche qui noi stiamo valutando se la bicicletta che tu hai acquistato, quindi il tuo nuovo Tarmac SL8 taglia 56, che è montato, esce di serie con il manubrio Roval Rapid da 100x420, sia corretto per te oppure no. E ovviamente il sistema ci sta dicendo che è più che corretto. Siamo perché all'interno del range. Esatto, completamente all'interno, anzi. Volendo, ecco qua, angolo anche chiuso e l'angolo del busto ci danno, ci permettono di valutare se praticamente lo stack del manubrio sia corretto oppure no. In particolar modo l'angolo del busto, come vedi, è di 40 gradi, ok? Questo angolo ci permette di, qualora tu voglia una posizione, abbassarci, ok? Un attimo. E quindi ottenere una posizione più race, ok? L'angolo busto sul polso è di 85, quindi qualora tu in un futuro volessi, diciamo, aumentare il reach, hai ancora margine di farlo, per poterlo fare, ok? Quindi potresti addirittura pedalare anche su un attacco manubrio da 110, qualora tu voglia una posizione più distesa o più aerodinamica. Quindi sostanzialmente adesso la posizione è corretta e nel range è corretta, con un margine quindi sostanzialmente adesso progressivo. Esatto, quindi sostanzialmente adesso tu, se mi fai la domanda, ma io devo fare qualche modifica alla mia SL8 S-Work da catalogo, la risposta è no. Tu la puoi prendere, la adattiamo con le misure che vengono rilevate qui e la tua bicicletta è a posto così. Infine, l'ultima videata, che è quella che caratterizza in modo particolare questo nostro software, il software Vantage Dire Tool, che è quella dell'allineamento della pedalata. Il software Vantage Dire Tool ha infatti una visione tridimensionale della pedalata. Qua infatti puoi vedere qual è il tracciato del tuo ginocchio, ok, rispetto all'asse del pedale, e come vedi questo pallino che durante la registrazione si muove ti dà proprio il tracciato. Ovviamente, come abbiamo visto prima, il tuo ginocchio nella fase di pedalata, quindi nella fase di apertura, è leggermente in varo, ok, per poi rientrare nella fase discendente. E comunque è perfetto, rientrante nei parametri contemplati dalla software Vantage. Ok? Perfetto. Quindi adesso non rimane altro che
modellare le solette che si sono ovviamente solidificate all'interno delle tue scarpe, rilevare le misure della Move SL, quindi zinnare la Move SL e ovviamente con la scheda riportarle sulla tua nuova SL8. Francesco, eccoti la tua nuova SL8 S-Work. Un gioiello direi. Esattamente. Ovviamente qua c'è la tua scheda del fitting di oggi. Tutte le quote della Move sono state riprodotte sulla tua bellissima bicicletta. L'unica cosa, hai preferito la Power Mirror rispetto alla Power S-Work. Che dirti? Spero che tu sia contento e buone pedalate. Mi raccomando ragazzi, se volete anche voi effettuare un posizionamento in sella o provare a vedere quali saranno le misure sulla vostra futura bicicletta con il nostro sistema Retool e in particolare con la Move SL, chiamate in negozio oppure mandate una mail a info@moveo.it. Ciao! Ciao!